Ora l'agendina riguardo alla, perché ci siamo lasciati l'ultimo video, vi ho detto tutto quello che è accaduto sino al 21 di dicembre, dove ho detto che sarei ritornata al consolato il giorno dopo per chiedergli di accompagnarmi alla polizia in aeroporto, così è stato. Innanzitutto ci eravamo lasciati anche più di ritornata, si era già fermato il video. Con la connessione bassa come al solito, la connessione stava andando benissimo sino a poco fa, finché non ho iniziato a fare il video, il live. Ogni volta che poi inizio a fare il live, Facebook ricomincia a fare gli scherzetti. Allora, dicevo, la prima cosa che vi avevo detto è che vi avevo mostrato il mio passaporto. Allora, per chi lo volesse vedere, questo era l'ultimo visto, quello della quale mi è stato detto che poi non mi è mai stato, non ho mai ricevuto aiuto per estenderlo come vittima. Guardate bene, questa è la pagina 8, nella pagina 9 a fianco c'è un semplice visto di uscita, quello che ti mettono quando si esce da un paese, ti mettono il visto come tu stai anche uscendo da quel paese. Poi se quando devi entrare in un altro paese hai di nuovo bisogno di un visto, ti mettono il visto del paese dove stai entrando. In questo caso qua non c'è un visto di entrata perché io sono entrata in Francia, quindi nella comunità europea, io come cittadina europea non ho bisogno di nessun altro visto. Questa è la mia situazione. Se io fossi stata deportata ci sarebbe un bel timbro che direbbe deportata, ok? Quindi almeno sì, questo è quello che a me risulta. Paolo, you watching, so look my passport. Does it look like I've been deported? Is that right that when you are deported they put a very big stamp on red that says deported? This is just what happened. Look, this was my last visa and since then they didn't help me, support me to extend my visa as a victim and allow me to make my reports. And then this is what they did. Just a normal stamp leaving the country. That's yeah. Okay. I keep talking in Italian for all the other Italians. I'm a guarda. Anyway, you speak a little bit. No, you speak a very good Italian. I hope you still remember Italian. Allora, dicevo, quindi vi ho mostrato il passaporto. Non posso mettere proprio una foto perché non vorrei che si vedesse i dettagli del numero. Poi dicevo, quindi sono tornata in consolato il 22, dopo che la sera prima eravamo riandati dalla polizia con quel famoso Giovanni qualcosa del consolato che ha fatto i suoi giochetti sporchi e mi ha messo pure in cattiva luce con quel poliziotto, il quale ci aveva spiegato che io la mia denuncia la devo fare in aeroporto alla polizia di frontiera. Quindi sono tornata da loro venerdì 22 mattina. Perché prima gli ho telefonato, era dalle 9 del mattino che telefonavo e nel loro ufficio non mi rispondevano, ovviamente non mi volevano rispondere, allora ho preso il tram giusto per anticipargli questo e dirgli ditemi a che ora devo venire, che quando siete pronti che andiamo in aeroporto, e invece non rispondevano. Allora mi sono presa la metro e sono andata da loro. Sono andata da loro, mi hanno ricevuta immediatamente, però si sono rifiutati di accompagnarmi in aeroporto e mi hanno detto noi non possiamo trascorrere una giornata in aeroporto, ci siamo già andati quando è arrivata e io lì infatti ad insistere di nuovo, ma voi perché eravate in aeroporto quando io sono arrivata? Io non sapevo nemmeno che mi avrebbero deportata quel giorno, invece voi lo sapevate, la Farnesina vi ha detto di trovarvi là, allora per quale ragione voi eravate là? Loro continuano ad insistere a dire che loro erano là perché la Farnesina gli ha detto semplicemente di assicurarsi che io avessi un buon trattamento e che prendessi l'aereo per l'Italia. Io continuo ad insistere che invece loro erano là per parlare con la polizia di frontiera e per incontrarsi con quei due poliziotti vietnamiti. Questa è la mia opinione. Però, cos'altro stavo dicendo? Scusate, oggi sono molto, molto stanca. Sto accusando veramente il colpo e mi sto sentendo veramente stanca, infatti da domani dormirò per 3 giorni e dormirò e basta.
Quindi io ho insistito, gli ho detto comunque mi dovete accompagnare, se pensate di sprecarla voi una giornata in aeroporto, figuratevi io, dovrei andare io da sola dalla polizia di frontiera che mi rideranno in faccia. Il fatto stesso che voi vi rifiutate di accompagnarmi significa che abbiate paura di mettervi in imbarazzo, un ridicolo, perché loro si domanderanno ma come lei viene a fare una denuncia da noi per chiedere in quali termini lei è stata deportata e sta venendo con quelli dell'ambasciata. Che dovrebbero essere loro a dirglielo, cioè roba da folli. Qua stiamo veramente rasentando il film dell'orrore, il grottesco. È proprio l'Italia. Io, cioè, è assurdo. Da quel rifiuto, io ho veramente capito che loro stanno nascondendo qualcosa di molto grosso e quindi mi stanno confermando ancora una volta proprio il mio sospetto che sono loro che mi hanno fatto questo rimpatrio. Non c'è stata una deportazione, sono loro che mi hanno rimpatriato e hanno pagato dei poliziotti corrotti per farlo a tutti i costi e così hanno fatto, picchiata, drogata, trasportata come un pacchetto postale, niente di più, alla quale non mi si mette neanche il timbro, la ricevuta sopra per dirmi che tipo di spedizione è stata fatta. Cioè, questo è assurdo. Quindi mi hanno detto, si sono rifiutati di accompagnarmi dicendomi, soprattutto hanno detto, ma sa, noi non possiamo uscire dal consolato senza l'autorizzazione della console, la console non c'è. E io gli ho detto, ma voi lo sapete da quando io sono arrivata, che la prima cosa che ho detto, io voglio fare immediatamente denuncia, guardate cosa mi è successo. E invece siete venuti, mi avete salutato, mi avete messo dei soldini in mano, un numero di un volo e mi avete detto, ciao, salvati. Ma io dal primo momento che ho messo piede in suolo francese, ho detto ma vi rendete conto di cosa è successo e di come mi hanno trasportata qua? Io voglio parlare immediatamente con la polizia. Ed era da allora, ormai da una settimana, che cioè, continuano a massacrarmi cercando di farmi indovinare a me cosa dovrei fare invece di darmi un'assistenza concreta, vera. E questo perché loro stanno nascondendo, ripeto, i loro mangiucchi. Però io, sinché non riesco a provarlo, sono io quella che deve stare qua così nel limbo. E vabbè. Quindi poi gli ho spiegato il problema, che avevo questo problema dell'ostello, che mi sta costando moltissimo, come vi dicevo, costa 36 euro ed è il più economico che ci sia. Tra l'altro qua mi sento anche molto sicura, come vi dicevo, è un posto cattolico. La gente è molto tranquilla, il posto è pulitissimo, c'è la lavatrice, c'è anche la cucina, quindi io posso fare la spesa, risparmiare almeno sul cibo e cucinarmi il cibo. Allora, essendo un posto cattolico, a me era stato detto che anche di conoscenza hanno già delle relazioni loro con il consolato italiano, gli ho chiesto se si potevano mettere loro in contatto con questo posto e chiedergli se mi avrebbero potuto fare uno sconto per queste settimane che devo stare qua, se mi potevano fare insomma, uno sconto e io comunque sarei stata felice di ripagare, perché questo è un posto dove ci sono un sacco di giovani che ci stanno, sono anche loro, no, anche loro sono studenti, vivono negli ultimi due piani, pagano meno. Pagano un prezzo da studenti, però offrono l'aiuto, un aiuto, fanno quello che c'è da fare, le pulizie, cucinare, la reception, qualunque cosa ci sia bisogno da fare. E io offrivo la stessa cosa, ho detto io non ho problemi, come tutti gli altri giovani sono contenta di contribuire in questo posto, quindi fare le pulizie, cucinare, la reception, qualunque cosa ci sia bisogno, anche di aggiustare gli abiti per i preti. Sono qua, ho anche tempo a disposizione relativamente di mattina e pomeriggio, ovviamente sarò sempre impegnata andando su e giù fra i vari uffici, però la sera e la notte ci sono e sono contenta, cioè sono felice di poter contribuire in qualche modo. Non è che sto chiedendo uno sconto giusto per la situazione e poi chiedevo infatti di spiegargli questa cosa che io vengo da 14 mesi, 15 mesi di incubo incredibile in Vietnam, quindi fisicamente e anche emozionalmente non sto molto bene, quindi questo posto essendo così tranquillo, così spirituale, ripeto, sapete che non sono cattolica, però essendo comunque rispetto anche a loro.
Mi trovo bene qua, mi sta aiutando questo posto, perché una volta che ritorno dagli uffici io sto qua, non sto uscendo, non sto andando in giro per Parigi, non sto facendo la turista, quindi questo posto è un posto molto tranquillo dove è veramente nel centro però di Parigi, quindi ho tutti gli uffici a portata di mano e mi piacerebbe restare qua, visto che nessuno degli amici è riuscito. Incredibile, abbiamo una grande rete di amicizie ovunque in giro per il mondo e proprio stavolta non si riesce a trovare un amico o qualcuno che possa ospitarmi a Parigi o affittarmi insomma un divano o qualcosa ad un prezzo economico. Peccato, o magari è il destino che proprio non debba andare da nessuna parte, io resterei anche qua volentieri se mi facessero pagare un po' di meno. Comunque, ritorniamo, continuo a divagare, vedete, perché sono un po' sola e quindi poi ho bisogno di chiacchierare. Adesso che so che ci siete voi che guardate, allora io chiacchiero, chiacchiero come se vi avessi tutti qua, seduti qua come. Dicevo, quindi gli ho chiesto di farmi questa lettera e gli hanno mandato un'email dove hanno allegato anche me, non gli hanno telefonato. No, cioè gli hanno telefonato ma la reception era chiusa, quindi non potevano parlarci e gli hanno inviato un'email. Però questa email io l'ho trovata un po' patetica, di certo non convinceva nessuno né a farmi uno sconto e tantomeno ad accettare il mio aiuto, perché in questa email loro hanno semplicemente accennato che io sono qua a Parigi per risolvere cose burocratiche, cioè non gli hanno detto come gli avevo detto io la signora Sorgia, cioè proprio con lo spirito cristiano, cattolico, cioè sono una persona che in questo momento ha avuto un grande shock, si sta riprendendo da qualcosa di tremendo, visto che deve stare qua oltretutto ad affrontare altre cose burocratiche abbastanza difficili, questa serenità di questo posto l'aiuterebbe anche nel ricovero. Invece no, l'hanno messa semplicemente sul piano è qua per risolvere cose burocratiche, se le volete fare uno sconto, in cambio vi dà qualche aiuto, è contenta di fare le pulizie, questo e l'altro. Grazie molto anticipatamente, ciao, arrivederci. Ovvio che questi gli hanno dato picche, non hanno neanche risposto all'email. E infatti poi la sera quando poi sono tornata qua, io avevo già fatto il checkout. Contavo di trovare o qualcosa, di ricevere qualche risposta durante la giornata da parte degli amici in giro per il mondo. Invece non ho trovato nessuno, nessuno degli amici ha trovato qualunque cosa, nessuna cosa. E quindi poi loro hanno mandato questa email patetica che mi ha messo ancora di più, credo, in cattiva luce, perché si staranno domandando chissà quali sono queste cose burocratiche. Sto guardando in camera, si vede ancora il bungio dalla craniata, maledetti. Sì, dicevo, questa lettera patetica mi ha messo ancora più in cattiva luce perché quando sono arrivata mi hanno guardato un po' così. Io gli ho detto, ma avete ricevuto l'email? Ci hanno detto sì, ma no, non facciamo cose di questo genere, che non è vero, lo fanno, però lo fanno semplicemente alle persone che vengono presentate dalla parrocchia di provenienza, ovviamente, o in questo caso se fosse un'ambasciata a chiederlo, però lo dovrebbe chiedere in modo un po' più, voglio dire, convincente, che in questo modo così patetico, se in questo modo così patetico, chissà quante richieste avrebbero e quante, cioè, come fanno a fidarsi? Non gli hanno neanche detto, boh, la signora Sorgia è una brava persona. Sappiamo che comunque è una brava persona, poi garantiamo per lei questo e altro. No, cioè non hanno detto che garantivano per me, non hanno detto, cioè loro mi hanno semplicemente presentata come una connazionale, non come una persona per la quale stavano garantendo per me. Cioè mi hanno presentato semplicemente come una poverina e basta, niente di più, cioè della quale sì, ok, ci ha chiesto di fare questa lettera, noi lo stiamo facendo, poi vedete voi a vostra discrezione. Quindi ovviamente anch'io al posto di questa gente avrei detto ma zero, ciao. Quindi, però quell'oro l'email me l'hanno fatta in modo poi da mettermi alla porta e dirmi, beh, anche per oggi, signora Sorgia, noi quello che ci ha chiesto abbiamo fatto, quando in realtà no, mi hanno
messo più in cattiva luce con questo ostello e in più non mi hanno aiutato a trovare un'altra sistemazione un po' più economica, perché voglio dire, loro come consolato dovrebbero avere questo genere di cose e sanno benissimo che io sono costretta a stare qua, perché io qua ci sto finché non prendo la mia documentazione e parlo con la polizia che mi ha accolto in questo paese, perché è logico che io debba andare all'aeroporto e fare una denuncia con la Airpol. Adesso noi non sappiamo, non sono neanche riusciti a spiegarmi esattamente se io la dovrei fare con la Airpol o con la polizia di immigrazione, giusto per intenderci. Il consolato, l'ambasciata non riescono a darmi questo tipo di informazioni, è come se loro, cioè, non sapessero niente del loro lavoro e non avessero nemmeno l'autorità per chiedere per me, perché in realtà continuano a lavarsi le mani e sono io che devo chiedere, sono io che devo scoprire i giochetti, i trucchetti del giochetto, così è. Quindi dicevo, mi hanno messo alla porta con spedito questi mail, se ti rispondono buono, se non ti rispondono arrangiati. Gli ho detto allora per mercoledì ci andiamo, adesso voi chiudete per un paio di giorni, iniziate a chiedere alla console questa autorizzazione per poter uscire fuori dal consolato e cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento per mercoledì? Ah no, 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 noi mica lo sappiamo e si vedrà. Ho detto ok, allora io mando un'email. Adesso in questi giorni io mando un'email, così mercoledì quando la console e l'ambasciatrice tornano, io mando un'email a tutte e due le cariche e chiedo loro, insomma, di darvi disposizione. Visto che con voi ogni volta finisce, sta iniziando proprio come con il consolato e come l'ambasciata in Vietnam, visto che continuate a fare scaricabarile, allora vado direttamente dai vostri capi, gli ho detto perché poi c'è il carabiniere in ambasciata, perché non posso andare a parlare? Il carabiniere è anche l'unità crisi, perché non posso andare a parlare con loro allora direttamente? Ah, ma no, 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 ma mica le rispondono così, ma guardi che non funziona così, deve fissare un appuntamento. Cioè praticamente mi stanno di nuovo dicendo che anche lì mi perderò nei meandri, non mi risponderanno mai, un appuntamento non me lo daranno mai. Quindi così è finita la giornata ieri, che non mi hanno accompagnato a fare questa denuncia, il che significa che se io non riesco a fare questa denuncia, non mi fissano l'appuntamento in quel famoso ospedale dove finalmente mi possono fare le analisi. E l'effetto di quelle anestesie e droghe che mi hanno fatto a poco sta sparendo sempre di più dal corpo. Poi gli ho anche detto che una vena, prima, allora questo è il bozzo nella mano che c'è ancora, proprio non sparisce dell'iniezione. Però poi ha iniziato ora anche la vena di uno degli altri buchi qua, ha iniziato a gonfiarsi moltissimo e mi fa male. Io ora non riesco più ad estendere, quando estendo il braccio completamente mi fa ancora male, malissimo dentro ed è durissima. Quindi non so se è stata danneggiata, cioè sicuramente è stata danneggiata e spero che non ci sia niente di, non lo so, di permanente. Anche perché poi il dolore di questa vena da qua mi va sino sotto nell'ascella. Quindi gli ho fatto anche presente questa cosa, in più gli ho detto che sto dormendo male, sono in uno stato emotivo, insomma, abbastanza strano e penso che sia dovuto proprio dall'effetto di questi medicinali che mi hanno messo in corpo per il viaggio, perché io non prendo medicine, quindi sono molto sensibile, mi curo solo in modo omeopatico, sono molto sensibile. Quindi credo che questa anestesia comunque mi abbia lasciato degli effetti, proprio degli effetti perché mi sento sempre stanca, però quando vado a dormire dormo male, sono vigile, c'è questa cosa nel mio corpo che mi sta dando fastidio, evidentemente il mio corpo non sta riuscendo a smaltire questa anestesia che mi hanno fatto, queste porcherie che mi hanno messo in corpo, che non siamo ancora riusciti a fare delle analisi e a capire che cosa siano. Comunque, allora quindi sono andata via dal consolato ieri e poi sono andata direttamente di nuovo nello stesso ospedale. Sono riandata nello stesso ospedale e gli ho spiegato che loro, gli ho ricordato che loro
Mi avevano mandato in quel famoso ospedale dove ti fanno gli accertamenti abilitati per la corte. Io ho detto che però quando sono andata là mi hanno detto che io non li posso fare, ma è la polizia che li deve prenotare, eccetera, eccetera. Quindi gli ho rispiegato tutto questo e gli ho detto probabilmente andremo mercoledì col consolato, non sono sicura però vedremo. Però io nel frattempo chiedo a voi come ospedale se mi potete iniziare a fare almeno degli esami dell'urina, del sangue e controllare questa vena perché mi sta preoccupando, perché io pensavo che dopo una settimana la vena, cioè qualunque tipo di cosa ci accada, nei giorni dovrebbe migliorare, dovrebbe guarire invece che peggiorare, no? E poi in questo caso, cioè, non è un taglio, una cosa che dice c'è un'infezione, perché questa vena adesso all'improvviso si sta gonfiando sempre di più. Quindi, loro mi hanno detto però che in ospedale questi sintomi che io avevo, queste cose che io stavo richiedendo, non le ritenevano un motivo d'urgenza, quindi però la dottoressa è stata gentile e mi ha fatto le prescrizioni e mi ha detto quindi può andare a Parigi dove le pare, posti privati, posti sovvenzionati, io le faccio le prescrizioni e vada. Ok, quindi mi ha fatto le prescrizioni, ieri notte mi sono fatto un po' il giro nel web. Ho trovato diversi laboratori di analisi, molti dei quali dicevano che lavoravano anche di sabato dalle 8 a mezzogiorno. Io ne ho visitato due stamattina ed erano entrambi chiusi. E vabbè. Poi avevo anche prenotato l'ecografia perché mi aveva prescritto la dottoressa un'ecografia per la vena per vedere se era danneggiata. Il mio francese è molto limitato, ripeto, in più ero anche molto stanca ieri notte quando ho prenotato queste visite. Quindi per me era ecografie, ho copiato, proprio ho fatto una ricerca così come l'ho copiata dalla prescrizione che mi ha fatto questa dottoressa. E poi oggi, dopo che sconfortata avevo trovato questi due laboratori e ho prenotato per le 2 del pomeriggio in questo posto, proprio qua vicino dove sto io. Quindi dopo che ho trovato questi due laboratori di analisi chiusi, stavo camminando, penso, mi stavo anche facendo tardi, volevo arrivare in orario a questo posto, controllo le emails e trovo l'email, per fortuna, trovo l'email di conferma, mi avevano inviato anche un'email di conferma in questo posto per l'ecografia. Quando apro l'email mi rendo conto che avevo prenotato un'ecografia, questo era un posto dove fanno ecografia soltanto di gravidanza. Perché mi chiedeva nel test cosa. Tornato? Mi sono fermata perché di nuovo si era fermato. E dicevo, dal tipo di procedura di cui parlavano, là ho capito che erano soltanto ecografie di gravidanza, quindi non avevo nessun appuntamento. Adesso in questi giorni sarà tutto chiuso, mi farò una migliore ricerca. Trovare il posto dove fare, a meno che non si riprenda, però anche oggi la vena proprio è dura, mi fa male, la voglio fare l'ecografia, voglio assicurarmi che non ci siano danni. Vediamo un po'. Quindi mercoledì rifarò anche, cercherò di fare anche questa analisi del sangue, sempre che invece poi non mi portino in aeroporto quelli del consolato, che ne dubito fortemente che loro mi assisteranno in questa denuncia in aeroporto. Questo signor calabrese, quando io gli dicevo questa cosa, io ho visto il panico nei suoi occhi, ho visto proprio il computer che si attivava dove cercava tutte le scuse, le cose, proprio per trovare il modo per non accompagnarmi, perché se dovessi riuscire a convincerli, a metterli nella posizione di non convincerli, a metterli nella posizione di non potersi rifiutare di accompagnarmi, perché in teoria dovrebbero, io sono una connazionale che è stata presa, portata qua, loro erano già qua pure che mi aspettavano, lo sapevano, quindi chi li ha informati? Li avrà informati la polizia? La polizia vietnamita, qualcuno, cioè, voglio dire, loro sono stati informati dalla Farnesina, ma la Farnesina chi l'ha informata che io arrivavo? L'ha informata la polizia che mi ha espatriato, come dicono loro, o loro sapevano tutto perché sono loro che hanno fatto l'espatrio, gli italiani, ok? Quindi se fosse come dico io, sarebbe una situazione veramente imbarazzante per loro, avere me là, cioè.
sarebbe veramente ridicolo. Io che gli costringo, cioè che io che gli metto nella posizione di potersi rifiutare, vado là per fare la denuncia, chi sto denunciando io? Io che sono convinta che sto denunciando i vietnamiti che l'hanno fatto, quando in realtà quei due vietnamiti erano due pagati dagli italiani perché i timbri sono tutti italiani. Ah, tra l'altro, nel passaporto c'è un'altra cosa anche molto ambigua, ma molto, non avete idea. Sotto quel timbro che vi ho fatto vedere, qua, questo, quello dell'uscita, si vede questa cosina rossa qua sotto? E in più, no vabbè, da qua non si può vedere, ci sono delle piccole macchioline di colla. È come se ci fosse stato un adesivo qua, era stato apportato un adesivo che poi è stato tolto, ok? E questa cosina rossa qua è una cosina di timbro che è sfuggita, ok? Evidentemente loro l'avevano fatta su un pezzo di carta, ok? E poi l'hanno tolto questo sticker. Però gli è sfuggito un pezzettino piccolo piccolo che è ancora qua. Quindi qualcosa è stato messo ed è stato tolto e non lo vogliono far vedere. Capito? E a me pezzi di carta dove mi mostrano in che termine sono uscita, io addirittura devo fissare un appuntamento per andare in ambasciata per chiederlo. Devo fissare un appuntamento. Capito? Qua mercoledì sarà divertente, venerdì, mercoledì ne vedremo delle belle. Tanto io adesso in questi giorni ho esteso il booking qua di 3 giorni ancora, sempre nell'attesa che un miracolo avvenga e qualcuno mi trovi un divano, un posto dove stare qua da qualche amico, non lo so, a Parigi, che qualcuno si offra. E mi trovi, ripeto, sono pulita, tranquilla, cucino. Trovatemi un posto, aiutatemi a trovare un posto dove stare qua a Parigi, perché adesso i soldi mi serviranno per l'avvocato. O altrimenti convincere questa persona, non lo so, ho il consolato a pagare la differenza, sono loro i responsabili di questo e me lo devo pagare io, ma vi rendete conto? Per quello vogliono che io, cioè, arrivi alla disperazione, me ne vada e loro vinceranno per sfinimento. Non glielo possiamo permettere che vincano loro per sfinimento. Sarebbe troppo. Ma stavolta vanno puniti, devono capire che certi, anche loro ce li hanno certi limiti. Quindi questo è ciò che è accaduto ieri. No, cioè, sabato. Sì, questo è ciò che è accaduto oggi, ieri era e oggi. I due laboratori analisi erano chiusi, l'ecografia era quella di gravidanza, non c'è più l'età per fare figli. E poi quando mi sono persa, e poi vi dico una cosa però carina di oggi, io oggi ho avuto un regalo di Natale. Ho avuto un regalo di Natale. Dopo il secondo laboratorio analisi che era chiuso, stavo camminando e ho fatto la bellissima scoperta della chiesa, della Maddalena. Maria Maddalena è uno dei miei miti in assoluto. E ho trovato la chiesa della Maddalena, che è una chiesa strepitosa, bellissima, proprio, cioè, mozzafiato. Quindi mi sono fatta una passeggiata dentro, proprio mi sono seduta a respirare, a pregare a modo mio. Mi stava venendo lo sconforto dopo che ho trovato i laboratori analisi chiusi. Mi sono resa conto che avevo fatto l'errore dell'ecografia, l'appuntamento dell'ecografia sbagliato. Mi stava venendo un attimo di sconforto e aver trovato quella chiesa in quel momento mi ha fatto proprio bene. Mi sono seduta là proprio. Non so, mi sono sentita bene, ho sentito proprio le energie positive ritornarmi. E poi a un certo punto, mentre uscivo, ho trovato il bigliettino che diceva che stasera c'era un concerto in questa chiesa bellissima, un concerto di violini e violoncello. E indovinate cos'era? L'Ave Maria di Schubert e le quattro stagioni di Vivaldi. Wow, io ho l'idea che ci fossero, cioè, tra le composizioni più belle, le mie più preferite,
nella chiesa della Maddalena, una chiesa così bella. Ho pensato che bello che sarebbe venire a questo concerto. Però poi sono usciti, c'era anche il signore che mi ha detto vuole comprare il biglietto, gli ho detto, ci ho pensato, ho detto no, 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 non posso, non me lo posso permettere. Perché ho pensato, 30 euro sono quasi un giorno di ostello, non posso assolutamente spendere soldi in queste cose. Gli ho detto no, no, ci penso, non volevo fare la miserabile, quindi gli ho detto ci penso, chiedo prima ad un'amica se vuole venire con me, semmai gli compriamo quando torniamo, così. Quindi sono andata via un po' sconfortata del peccato. Allora poi ho parlato con un amico che tra l'altro quest'estate, quando ancora ero in Vietnam, avevamo i biglietti per, non mi ricordo se era marzo, aprile, maggio, giugno, non mi ricordo, era primavera comunque. Lui aveva comprato i biglietti per questi 3 giorni di concerti di una musicista che a noi piace molto, che abbiamo in comune, che si chiama John Zorn, non tutti lo conoscono. E c'era un bellissimo concerto suo, aveva organizzato questi 3 concerti suoi per un progetto fighissimo in queste chiese sacre a Parigi. E quindi io me lo sono persa. E lui invece ci è andato maledetto, che mi ricordo che ero lì in Vietnam, una situazione del cavolo, e lui che mi mandava i pezzetti del concerto e io a creparmi d'invidia. Dal nervoso, non di invidia, dal nervoso pensare che ero incastrata in Vietnam e mi stavo perdendo qualcosa che non si ripeterà mai più, come 3 giorni di concerto di John Zorn a Parigi in chiese sacre, cose incredibili. Anyway, quindi ne stavo parlando con questo amico. Insomma, gli ho detto che insomma non me la sentivo assolutamente di pagare. Non mi posso assolutamente permettere di pagarmi un concerto, anche se questa cosa oggi mi avrebbe fatto veramente bene. Dopo 15 mesi di delirio assoluto, dopo anche tutto questo, in solitudine profonda qua ancora, almeno poter andare a vedere questo concerto sarebbe stato bellissimo. E lui mi ha inviato i soldi con PayPal. E mi ha detto comprati il biglietto, vai a vederti il concerto, curati. Anche perché poi noi ci crediamo su questa cosa della terapia del suono e queste composizioni erano fatte proprio per l'anima. Quindi oggi lo stesso sono molto stanca, però sono andata anche in questo concerto bellissimo che è stato il mio regalo di Natale. Invece domani notte andrò ad una messa in una di queste chiese bellissime dove suonano l'organo. Di nuovo, ripeto, non sono cattolica, però ci andrò domani notte in chiesa perché in una di queste chiese antiche perché voglio ascoltare qualcosa di bello con l'organo, di queste cose paurose. In più, insomma, per sentirmi meno sola. Quindi questi sono gli ultimi aggiornamenti. L'amico caro Luca mi sta aiutando a trascrivere questi ultimi video che ho fatto dove sto dando tutte le informazioni perché così stiamo facendo un post per il blog, il post per il blog dove ci saranno insomma tutte le date, nomi e cose di questi eventi adesso qua a Parigi perché poi insomma chiederemo la petizione andrà ampliata e ora più che mai si chiederà al ministro degli affari esteri Phan Bi Minh in Vietnam spiegazioni riguardo a tutto ciò che è accaduto, perché ora sono veramente doverose. Sono veramente doverose, ci dovranno rispondere veramente. Se è veramente il Vietnam che ha fatto tutte queste porcherie, come afferma la Farnesina, come ha sempre affermato la Farnesina, sino alle ultime emails, dove dicevano a tutti che alle persone preoccupate dicevano che era la polizia che doveva decidere, stavano ancora decidendo che mi avevano messo in quei posti terribili di detenzione e che in più si stavano prendendo tempo per decidere se e come espatriarmi, quando ripeto e ripeterò sino allo sfinimento che
In Vietnam non c'è nessuna documentazione da parte della polizia. Tutto quello che è stato fatto dalla diplomazia italiana. Sia le mie due detenzioni sono state firmate da loro e anche questa mia uscita dal paese è stata firmata, pagata e richiesta da loro. Quindi adesso c'è da informare veramente il ministro degli affari esteri vietnamita e fargli sapere che cosa sta facendo alla reputazione del Vietnam la diplomazia italiana. Siete d'accordo? Chi è d'accordo mi aiuti ad ampliare questa petizione e chiedere, insomma, di poter parlare. Ancora, perché se pensano che avermi messo fuori dal paese mi fermerà dal voler parlare con il ministro degli affari esteri vietnamita, si sbagliano di grosso. Anzi, più che mai lo richiedo, perché il modo, la maniera nella quale io sono stata portata fuori dal paese è scandalosa e richiede assolutamente chiarimenti. Robin, stai guardando, ne approfitto per mandarti un grande abbraccio. So che ti sei tanto preoccupato e che hai fatto tanto per me, quindi te lo voglio dire in diretta. Robin, grazie di cuore, veramente grazie di cuore, sei veramente un bravo ragazzo. E poi tanti saluti anche a tutte le altre persone che stanno guardando. Prima che chiuda, c'è qualche cosa che volete sapere? C'è qualche domanda? C'è qualcosa che volete chiedermi riguardo a tutti questi ultimi avvenimenti anche qua a Parigi? No, nessuno chiede nulla, va bene così. Allora, io adesso sono sfinita, posso andare a dormire e domani dormirò, almeno dormirò sino alle 9:30, poi alle 10 mi devo alzare perché in questo ostello dalle 10 alle 4 non si può stare in stanza, ovviamente è un ostello della gioventù. Però dormirò almeno sino alle 10 meno un quarto, poi scendo giù, mi siedo qua, mi metterò al computer e inizierò a scrivere le email per l'ambasciatrice alla consola italiana in Francia per riuscire a fissare un appuntamento con loro mercoledì, che poi se si potesse prima, ma figuratevi se mi cagano. E per mercoledì farmi chiamare immediatamente in modo da poterci incontrare e finalmente chiarire questa situazione indegna e che diano istruzioni a qualcuno che mi accompagni in aeroporto per poter fare queste denunce immediatamente, che sono doverose. Così finalmente mi potranno portare in ospedale e fare finalmente questi accertamenti di cui c'è bisogno. Ripeto, mi hanno addormentato per 12 ore. Io mi sono svegliata che a fianco a me c'era un folder di visite mediche di cui io non ho idea. Io ho bisogno che mi controllino immediatamente bene e mi dicano che cosa mi hanno fatto queste persone, a che cosa servivano queste visite mediche che mi hanno fatto e perché mi hanno addormentato per farmele. Perché? Cioè, voglio dire. Va bene, voglio riniziare. Vado a dormire.